Bentornati, ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata particolarmente ricca e molto particolare perché questa sera, grazie alla disponibilità della Federazione Italiana degli Arbitri, abbiamo l'occasione di avere con noi un istruttore degli arbitri, Sergio De Simone. Parleremo del cambiamento della regola dei passi, una novità molto americana. Ce la siamo portata in Italia per non farci mancare nulla, però doveroso perché si inizia con le regole nuove e c'è già qualcuno che. Prima domanda in assoluto di tutti gli allenatori, ma adesso gli arbitri se li fischiano o proprio abbiamo abolito la regola? Allora, sicuramente lo scopo dell'introduzione di questa regola è cercare di uniformare gli arbitraggi a livello mondiale, cioè avere degli Olimpiadi in cui ci sono arbitri che fischiano in un modo, altri che fischiano in un altro, non è una bella pubblicità per il nostro sport. Non è vero che non fischieremo più passi, quello è vero, ve lo assicuriamo. È cambiata una parte di questa regola, ossia la parte che prevede che se un giocatore riceve la palla in movimento e ha un piede per terra, ha diritto a fare altri due passi per arrestare il suo moto. Quindi di fatto come se facesse tre passi, per questo è stata definita una NBA rule. Quello che cambia di grosso è se abbiamo di fronte un giocatore che riesce a fare un arresto in corsa in breve spazio, quindi riceve palla con un piede a terra, ipotizziamo il destro, riesce a fermarsi appoggiando il sinistro. Fino all'anno scorso poteva fare partenza incrociato tenendo fermo il destro, quest'anno potrà incrociare sul sinistro anche, perché il primo passo che è a terra con la palla, passo zero viene chiamato, non viene più considerato dagli arbitri. Quindi se un giocatore riceve palla con un piede per terra e poi appoggia l'altro, è come se avesse fatto un arresto a un tempo, per intenderci. Ecco, entriamo proprio nel merito. Noi abbiamo anche delle immagini proprio prodotte dalla federazione, quindi sicuramente adeguate. Esatto. Lo potete vedere anche voi dalle immagini. Sostanzialmente adesso c'è quel mezzo passo in più sulla ricezione. Nel momento, in termini proprio di ricezione dinamica, c'è un'immagine che lo spiega benissimo in cui si prende il pallone, si fa un primo passo, poi si mette il pallone per terra. Terra, corretto. Ok, prima sarebbe stato infrazione di passi, sempre e comunque qualsiasi evento del mondo, tranne che in NBA, poi per il resto ovunque. Adesso anche in Italia non sarà più infrazione di passi perché il primo passo è considerato passo zero, quello di raccoglimento del pallone, Esatto, termine tecnico esatto, di raccolta, di sì, in raccolta del pallone, insomma, quando cui il si prende il giocatore pallone con tutte e due stabilisce il le mani. controllo con due mani. E Dopodiché il primo passo viene giudicato il passo quello 1 passo uno, ufficialmente, in esatto. cui mettere giù il pallone prima di partire, Esatto. eventualmente in palleggio, in terzo Diciamo tempo, che il giocatore comunque. in corsa deve palleggiare prima di fare il secondo passo, quindi di fatto fa due passi veramente completi, cioè il passo 0, passo 1 e poi può ancora continuare il suo moto senza palleggiare. L'importante è che palleggi prima di appoggiare a terra il passo che diventa 2, che era il passo 0 all'inizio. Altra domanda, curiosità da parte mia, ho visto anche lì delle immagini. Quando si va ad arrestarsi in caso di arresto ad un tempo, quindi un piede solo, successivamente ne vengono messi due contemporaneamente. Precedentemente sarebbe stata infrazione di passi, nel senso che il primo passo veniva considerato passo 1 e i successivi senza palleggiare sarebbe stata infrazione di Certo. passi. Invece adesso consente di ripartire da quel momento, cioè primo passo di aggiustamento, gli altri due sono quelli di arresto di perno di partenza. Sì, la questione è che in questo senso diciamo che un giocatore, adesso il step and jump, come dicono gli allenatori quelli bravi, un giocatore che arresta il palleggio su un piede, se salta e compie un arresto a un tempo, poi potrà fare partenza incrociato, prima non poteva. Addirittura adesso potrebbe fare passo 0, fa passo 1, salta, arresta un tempo, è ancora legale. Poi certo, se alza il piede e lo rimette giù, commette violazione, perché adesso non è che si può camminare con la palla in Esatto. mano. Altra cosa che viene contestualmente reintrodotta è la È la virata. virata. Era stata cancellata proprio perché era stato visto a grande rallentatore il movimento del giocatore e risultava che sostanzialmente alzava il primo passo. Quello che Corretto. tutti pensavano fosse a terra, in realtà veniva appena alzato, appena trascinato in quasi tutti i movimenti di virata. Viene reintrodotta la virata che ora torna legale. Corretto. Il problema è che adesso questa regola è anche nata perché solo Italia e Spagna fischiavano la virata in quel modo. Chi siamo noi per essere meno della Spagna? Esatto, perché fino all'anno scorso, se un giocatore chiudeva il palleggio con un piede a terra, qua era il piede perno, quindi lo poteva sicuramente alzare per passare o tirare, ma non poteva riappoggiarlo tenendo la palla in mano. Adesso invece può farlo. Quindi se io chiudo il palleggio con un piede per terra, posso fare la virata per cercare di fare un tiro che comunque mi porta un grosso vantaggio senza commettere violazione. Matteo, te che sei anche istruttore,
grande vantaggio per gli istruttori poter insegnare un arresto meno complicato sicuramente dal punto di vista tecnico e motorio ai bambini, o adesso cambiano tutte le regole e adesso bisogna fargliele imparare, allora tanto vale neanche insegnargliele, andiamo via dritti che va bene uguale? Questa è la domanda che ho fatto fuori onda lui, quindi adesso che cosa insegniamo? È complicato perché secondo me adesso ci sarà più il problema di dire passi, non è passi, cosa, quante volte un allenatore, io poi mi occupo più di mini basket, quindi diciamo che sì, sono all'insegnamento base iniziale, secondo me sarà più un problema su settore giovanile o d'altro, però dà più, secondo me, ampia la scelta del giocatore di scegliere, quindi se c'è un perno che può scegliere dove può andare, sia a sinistra che a destra, e non più come prima, che magari con tutta la regola che ha spiegato lui su passo 0, passo 1, molto probabilmente adesso c'è più scelta. Voglio capire adesso sia gli arbitri come reagiscono adesso, se vanno per una direzione che hanno sempre seguito, quindi giudicano passi, è difficile cambiare la regola in corsa a tutti, cioè non siamo dei robot, quindi è molto complicata questa cosa. Anche perché magari c'è chi aveva precedente, perché la virata non è da tanti anni che è stata, diciamo, cancellata dai momenti tecnici, e quindi c'era chi la sapeva già fare, già la utilizzava spesso durante le partite, durante alcuni giocatori, specialmente quelli che attaccano molto, no? Le guardie, giocatori esterni, o anche per dire i lunghi vicino a canestro, movimento di virata per liberarsi, l'avevano magari anche un po' disimparato, adesso bisogna reimparare il movimento. Però ho visto anche alcune immagini, c'è anche chi in internet si sbizzarrisce, ci sono dei movimenti assolutamente folli che non sono mai appartenuti al mondo del basket, però diventano legali, perché adesso naturalmente si va ad inventarsi ogni possibile arresto, l'importante è non commettere passi. Fondamentalmente però è quello che è successo in questo anno, due anni di virata, adesso non mi ricordo precisamente, però il problema è che magari gli allenatori bravi, che non sono sicuramente io, continuavano a insegnarla, altri secondo me hanno evitato e hanno... si sono concentrati su altro più che sulla virata, che è stato un momento che a un certo punto, tra virgolette, è stato tolto. Quindi tanti giocatori poi che magari la usavano hanno cominciato a toglierla per la paura di sentirsi ogni volta fischiato passi, e era un'infrazione continua. Tu prevedi una totale invenzione da parte dei giocatori, totale invenzioni, nuove invenzioni per trovare una nuova strada verso il canestro? Perché io ho visto dei video veramente assurdi dove magari ci si arresta, siccome con il primo tempo, adesso tutti e due i piedi insieme, puoi partire da tutte le parti già prima, adesso hai un passo in più, quindi hai lo spostamento dinamico, poi ti arresti, poi puoi ripartire da tutti e due i lati, poi magari palleggi, ti giri in virata. Ce ne sono adesso di cosa da pensare. Ma aumenta, credo, la tecnica o solo la fantasia? Aumenta la tecnica, perché secondo me un passo in più sembra una cosa stupida, ma dà un vantaggio pazzesco al giocatore in attacco rispetto, ecco, al difensore. Ci fosse adesso Hakeem Olajuwon, sarebbero 60 punti a partita, perché già ne faceva 30 prima. Normalmente 30. Con un altro passo in più sarebbe stato completamente legale. Altre regole che cambiano quest'anno, non ce ne sono di particolari, no. Questa è la più evidente di tutte, però il basket sta andando verso una spettacolarizzazione dell'evento in generale, l'abbiamo visto con l'introduzione in Europa dei 14 secondi per l'azione offensiva dopo il rimbalzo offensivo, l'abbiamo visto con l'introduzione dello smile che da un certo punto di vista tende a penalizzare magari il difensore rispetto che all'attaccante. Questa è un po' la spettacolarizzazione. Gli arbitri come vedono il movimento verso lo spettacolo di uno sport che invece ha grandissima tradizione? A noi sicuramente questa regola creerà un po' di difficoltà all'inizio, perché anche i giocatori, perché nelle prime giornate di campionato abbiamo visto dei giocatori che hanno provato a far subito propria questa regola, però commettendo violazione, e noi non siamo riusciti però a interpretarla correttamente come violazione. Sicuramente gli ultimi cambiamenti avuti, e in particolare quello che dice anche te, il semicerchio, sono stati rivolti verso un gioco molto più fisico e veloce, anche l'anno scorso con le diverse letture date sull'antisportivo e soprattutto del non fischiare certi contatti, era proprio per rendere il gioco più veloce possibile e ridurre al minimo, o provare a ridurre, il numero di tiri liberi durante una partita. A noi, per carità, il cambiamento piace sempre, perché dimostra che il nostro sport è molto dinamico. Certo è che cambiare una regola come quella dei passi in questo modo non è di immediata applicazione per noi, perché dobbiamo prima capirla. Ecco, non è la VAR che ha cambiato il mondo del calcio proprio nella sua totalità, però questo mezzo passo in più anche per i giocatori, specialmente quelli molto tecnici, specialmente quelli che hanno fatto tante giovani, tanti fondamentali, tanti istruttori, tanti che gli hanno insegnato a partire sempre nel modo giusto, ad arrestarsi sempre nel modo giusto, magari in breve spazio con il giusto dinamismo, adesso dicono vabbè, io ho fatto tutta quella fatica, poi me lo togliete, tanto vale, corro con la palla in mano, tanto poi non fischiano. Però
gli arbitri hanno già detto: fischiate sempre i passi, garantiamolo, perché ci sono alcuni allenatori che telefoni. Beh, sicuramente bollienti. Il giocatore è da fermo, quindi io prendo palla da fermo, la regola non è cambiata. Io ricevo palla saltando, la regola non è cambiata. È solo questa situazione del giocatore che riceve palla in corsa con un piede per terra. Però nelle prime giornate di campionato, nei nostri massimi campionati regionali, veramente le contiamo sulle dita di una mano le situazioni in cui abbiamo potuto dire qui si può applicare la regola nuova, perché i giocatori sono stati cresciuti fin da bambini a rispettare il piede perno con una certa logica e una certa impostazione. Quindi non sarà facile per i giocatori e gli allenatori in primis subito far trarre vantaggio da queste regole. Banalmente un allenatore disse al nostro raduno arbitri: beh, quindi posso passare la palla a lungo in contropiede? Sì, quello sì. Questa è la grande rivoluzione, avremo un sacco di lunghi che potranno correre in contropiede, esatto, e un sacco di piccoli che non verranno più panchinati perché hanno passato la palla a lungo in contropiede. Questa è una delle grandi innovazioni tecniche del basket. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il pallacanestro, con la pallacanestro, con 55 canestro per questa sera, però prima dobbiamo ricordare quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana per la Serie C Gold, dove nel girone A ci saranno Gardonese Sans, Cremona Pizzighettone, Corona Platina Cernusco, Romano Lissone, Milano Manerbio e Lumezzane Agrate, riposa Iseo. Tante belle partite, naturalmente Cremona Pizzighettone, derby, Juve Cremona, ci sarà da giocarla, ci sarà da viverla, primo perché la Juve è partita fortissimo e poi perché Pizzighettone deve riprendersi dopo quello che è successo con Lumezzane. Non ne ha fatti così pochi Pizzighettone, no? Di 104, direi che sono abbastanza per dire che è una squadra abbastanza in gas. Bellissima partita, Diego. Quell'altro girone, girone B, dove ci sono le Varesine, quindi le squadre qua della zona: Valceresio Saronno, Cermenate Gazzara, Cislago Milano 3, Cerro Gallarate, Erba Mortara, Nerviano nuova pallacanestro Vigevano, riposa Opera. Parto dal fondo, Nerviano Vigevano. Ecco, Nerviano perde a Valceresio nella sua prima giornata, che poi sarebbe la seconda, incontra la miglior squadra in assoluto di un coach che è in testa al campionato da una cosa come due interi gironi andate e ritorno più la prima partita del nuovo anno. È una partita tosta, perché comunque Valceresio pensavi di vincerla, di andare tranquillo e poi giocare a Vigevano. È la classica partita dove vi dici: io vado e gioco, se perdo qui però tanti perderanno qui dentro, quindi non è che ho perso dei punti fondamentali. E invece perdi questa partita, hai l'ottica di andare 0-2, di dover partire dalla terza giornata, che sarebbe la quarta, e quindi è fondamentalmente è tosto. Però Nerviano è una squadra che ha degli elementi importanti, Vigevano sicuramente non sottovaluterà l'occasione. Ecco, noi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento di questa sera con 55 canestro. Come vedete abbiamo avuto tantissimi argomenti di cui parlare, abbiamo avuto anche il modo di parlare delle regole che cambiano, anche questo fa parte del basket. Vi auguro a tutti una felice serata, un buon continuamento con magari con i nostri programmi. Noi ci vediamo settimana prossima, l'appuntamento è sempre a quest'ora, sempre martedì, sempre su Rete 55 per 55 canestro.